Ed è lì che io l'ho preso e gliel'ho messo proprio nei c***i. Prima di continuare col video vi ricordo che fino all'11 aprile sono ancora disponibili le magliette, le felpe e i gadget del vero connessionato puro. Essendo questa in edizione limitata, dall'11 aprile in poi non saranno più disponibili, quindi portati a casa con te qualcosina il prima possibile. Nell'ultimo video mi avete chiesto, ma chi è Latina? Ma cosa significa Latina? Latina, la Martina. So che non si mette l'articolo davanti ai nomi femminili, ma io sono ignorante e faccio quel cavolo che mi pare. Sì, e fai a tutti, io sono Latina di Pura Fibra Italiana, lui è ottimo. Latina è uno degli ex membri di Pura Fibra Italiana. Ho spiegato benissimo tutte queste cose in un altro video, ve lo lascio nelle schede se volete, poi lo andate a vedere. Sono freddo come la Russia nella seconda guerra mondiale, infatti non è la prima partita che faccio nonostante la mia skin sia lavica. Comunque in pratica vi avevo detto che Latina aveva iniziato a prendere il telefono di Genoveffa e iniziava a rispondere ai suoi messaggi. Questa roba la faceva perché Genoveffa ci stava sempre male quando parlava con me, era sempre disperata perché da un lato voleva super frienzonarmi, però da un lato capiva che facendo prima o poi io mi sarei stufato e l'avrei abbandonata del tutto. Allora era triste di perdere uno schiavo, capisci? Era molto triste di perdere uno schiavo. E questo non le andava bene, affatto non le andava bene. Per questo era molto triste sempre. E Latina non era contenta di ciò, mi vedeva come un deficiente. Chiaramente, come al solito, il video deve arrivare a 5000 like per proseguire con la serie. Questo è proprio la palesità di questa serie, proprio è il cardine punto. Ma adesso vi voglio spiegare un po' perché a me interessava così tanto. Cioè vorrei spiegarvi che cosa mi spinse a dire boia, questa mi piace una vita, eccetera. Praticamente era una ragazza che comunque apprezzava quelle che erano sia le festività, quindi era una tipa festaiola, però al contempo stesso anche apprezzava il gaming, perché tante volte veniva da me a giocare alla Play. Anche lei aveva la Play 1, quindi di quando andavo da lei giocavamo un gioco che si chiama Bugs Bunny nel tempo, qualcosa di questo genere qua, adesso non so benissimo il nome, però bene o male siamo lì. Quindi tu dici, boia, una ragazza gamer, e allora, cioè poi gamer è una parola grossa adesso, è una parola grossa, come il mio zibidibibido, e come quello di quelli che usano il mio coach e supporta un creatore. Ma a parte queste cose e a parte tutti questi nemici che vengono nello stesso posto in cui vado io, cioè era interessante come tipa. Però sapete che le persone cambiano, no? Soprattutto le ragazze quando entrano in una certa età. Adesso io so che ci sono delle ragazze che mi seguono, io so che parlo spesso male di voi, ma tranquilli che ci sono occasioni in cui parlerò male anche dei ragazzi, quindi non preoccupatevi, arriverà il momento della vostra vendetta. Non preoccupatevi. E adesso io muoio perché lui ha sicuramente il pompa. Ma scemo. Sì, sì, sì. Sono ancora vivo per ora. Insomma, lei era, diciamo, perfetta da quel punto di vista. Il problema è che pian piano le persone cambiano a volte. Non sempre, ma a volte cambiano. Dov'è finita la mia pallina? Ok. E lei iniziava a diventare sempre quel tipo di persona che io definisco odiosa barra centrina. Cioè, sono due cose di pari passo. Ora, io non so come si chiamano dalle vostre parti. So che non da tutte le parti d'Italia si chiamano centrini questi qua. Però vi definisco come sono i centrini. Allora, i centrini devono per forza avere l'iPhone. Se non hanno l'iPhone, i centrini non sono contenti. E quindi questo è un elemento fondamentale del fatto che si chiamano centrini. Poi chiaramente da cosa deriva il nome? Da centro, perché appunto i centrini vivono in centro o comunque vanno sempre in centro città apposta, perché loro chiaramente non possono stare nel loro quartiere con gli amici di quartiere. No, loro sono fighi, loro devono stare in centro. Poi tutti i centrini vanno alle feste. I centrini ascoltano la musica del pagante e ascoltano trap barra rap. Al mio tempo non esisteva la trap, quindi ascoltavano rap. E non esisteva neanche Salmo, quindi il rap era Fedez barra Fabri Fibra, per dirvi. Si ascoltava il pagante, soprattutto il pagante, no? La musica da feste di quando sei in prima superiore, che ti gasa un sacco, quel tipo di musica. Ecco, si ascoltavano, diciamo, queste robe qua. Che per qualsiasi sano di mente è musica, ok, bella, carina, l'ascolto anch'io il pagante quando faccio le feste, però poi finita lì, cioè nel senso non è che mi ascolto la mattina alla sera. E invece il centrino no, il centrino è proprio, è il sangue che gli scorre nelle vene. Spero che nessuno di voi si sia offeso se si è ritrovato in tutte queste descrizioni. Raga, mi dispiace, però se siete delle persone del genere avete un bidone dell'immondizia al posto del cuore, cioè ve lo dico. No dai, sto scherzando, però
comunque sappiate che al tempo e anche adesso odio un po' questo tipo di comportamento, odio questo tipo di persone, più che altro perché si sentono superiori, cioè la gran parte delle persone di questo genere si sente superiore. E lei stava diventando sempre di più una persona del genere, di quelle che deve assolutamente farsi le foto super fighe su Instagram, che deve avere un profilo Instagram super curato, che non ci può essere una sola foto imperfetta o ignorante, devono essere tutte artistiche, tutte da fighi proprio. Io quel genere di persone lì sinceramente proprio non le apprezzo, perché sono persone un po' false, un po' che superficiali, più che altro superficiali e ipocrite sono i due aggettivi più corretti secondo me per questo tipo di persone. E purtroppo lei stava diventando questo tipo di persona, no? Perché lei voleva sentirsi grande, di solito chi è un centrino vuole sentirsi grande. Mi dispiace magari far sì che qualche persona di voi si ritrovi in queste descrizioni. Non è mia intenzione in nessun caso offendervi. Perché le persone sono divise in questi due grandi poli, secondo me. Come vi avevo già detto nel video dello sfigato delle medie, c'hanno tutti quelli centrini e poi c'hanno tutti quelli nerd, che di solito i nerd, adesso, visto che abbiamo parlato male dei centrini, adesso parliamo un po' male anche dei nerd. I nerd sono tutti quelli là che amano i manga, gli anime giapponesi. Cioè loro amano la cultura giapponese in ogni caso. Spesso sono un pochino sovrappeso perché a forza di stare sempre davanti al computer, davanti alla TV, davanti a qualsiasi cosa, non è che hanno molto, molto movimento nella loro vita. E spesso i loro amici sono tutti virtuali, non hanno molti amici. Fatto sta che fatto sto. E quindi un giorno io mi ricordo che ci trovammo e lei mi fa tipo: guarda, ci mancava solo che mi headshotava questo, ci mancava solo che mi headshotava. Signori, flexiamo. Io mi ricordo che un giorno appunto andai a casa sua e lei mi disse tipo cioè, allora, non mi ricordo esattamente come cosa mi disse, ma mi ricordo il senso di quello che mi disse: sei uno sfigato, giocare ai videogiochi non ti porterà mai da nessuna parte. Ed è lì che io l'ho preso e gliel'ho messo proprio lì. La soddisfazione più grande dell'essere youtuber, cioè di voi chi dirà è bello essere famosi, cioè di voi chi dirà è bello che hai un sacco di tempo libero, una vita. Ma per me non è assolutamente così. Passi 17 minuti a lootare per farti 999 di materiali e alla fine muori di stanchezza. O ti uccidono subito e quindi neanche ti godi la partita. Questo è Fortnite, il gioco che tutti amiamo. Perché adesso io ho un canale di 215.000 iscritti, che iniziai appunto in quei giorni lì, in quei tempi lì. Ora diciamo questo è il mio lavoro, ma la cosa più soddisfacente ancora non è tanto questo o vedere lei che fa la PR in discoteca e la barista. Cioè queste sono cose proprio sovraumane, voglio dire. Questa è proprio la goduria pura fatta persona. Cioè io ogni volta che vedo le sue storie o vedo il fatto che fa la barista, proprio ci godo. Ma ci godo proprio tanto. Ma no, nulla da screditare i baristi, per carità, non sto dicendo questo. Però il discorso è proprio che lei mi dice: sei un fallito, e poi va a fare la barista. Che adesso, con tutto il rispetto, ma non mi sembra una cosa di massima ispirazione. Cioè non è che tu, c'è chi sogna di diventare un pompiere, c'è chi sogna di diventare un astronauta e c'è chi sogna di diventare un barista. No, non l'ho mai sentito proprio. E tra l'altro, visto che non gli basta fare la barista, deve arrotondare, quindi fa la PR in discoteca, ossia quella che va sempre in discoteca a spendere quei pochi soldi che ha fatto come barista, ma ci guadagna, perché quando ti invita in discoteca lei guadagna. Quindi di solito tutte queste persone funzionano così: chiamano, tipo non ti cagano di striscio. Ragazzi, attenti quando le femmine non vi cagano di striscio e di punto in bianco vi dicono: ehi, ti va di vederci in discoteca, eccetera. E quindi in pratica ti vendono il biglietto, ti vendono la prevendita, e quando te la vendono loro ci guadagnano tipo 5 euro. Oltre questo è bello vedere che lei deve mettere le tette di fuori giusto per fare quei 200 like su Instagram, per sentirsi popolare. Io basta che metto una foto di un mio piede e scommetto che farà più like di qualsiasi sua foto con le tette di fuori. Ora scommetto che anche voi vorreste vedere di tanto in tanto sul mio profilo delle tette di fuori, quindi di tanto in tanto mi farò delle foto nudo, così so che soddisfo coloro di voi che magari hanno esigenze particolari, ecco. E questa roba proprio mi fa godere. Sei uno sfigato tu, invece, non io. Io mi diverto in discoteca, mi faccio le tipe. Io me le faccio anche stando a casa.
Diciamo che io non sono un tipo che si fa mettere i piedi in testa, quindi da quel giorno in poi noi iniziamo a sentirci sempre di meno, e questo fu una grande cosa, perché io non riuscivo a distaccarmi da lei, questo è stato un mio grande problema, e ragazzi, quando una tipa vi dice che non vuole stare insieme a voi, non provate a convincerla, andate a farvi i cavoli vostri, fidatevi, è un consiglio che vi do assolutamente, non state mai dietro una tipa per un milione di anni se vi dice che non ci sta, fine, non, è inutile provarci, eccetera. Cioè, da quel giorno in poi la cosa bella divenne che io ero un uomo libero, non più preso da lei, e che poteva benissimo fare tutto quello che voleva e farsi tutte le tipe che voleva. E fu proprio quello il periodo in cui iniziai ad andare in discoteca e ne successero di belle e brutte. Quindi, se proprio vi interessa, magari in un prossimo video vi racconterò della pompa di benzina in discoteca.